posso, grazie. Stasera qui a Baccati di Scrimmage Factory. Allora, con chi ho il piacere di parlare? Come altre volte, Antonio. Ma se vedi, non è vero, già, che altra volta ci sono? L'ultima volta l'ho sfortunato, l'ho sorteggiato, è stato Biagio. Ah, Biagio. Giulio non parla. Oh, vai, è peccato. No, secondo me... Non si espone alle pubbliche relazioni. Allora, raccontami un po' le ultime novità. Ultime novità, beh, diciamo, stiamo facendo più o meno sempre le solite cose, si suona in giro, stiamo scrivendo qualcosa di nuovo, per l'anno prossimo insomma abbiamo intenzione comunque di fare qualche lavoro nuovo, niente, stiamo suonando un po' in giro, abbiamo suonato quest'estate allo Sweet Leaf Festival in apertura ai Sasquatch, diciamo band comunque stoner comunque di livello, per gli amanti insomma del settore. E niente, ci stiamo dedicando ora a scrivere sempre pezzi nuovi, qualche nuovo brano, vediamo cosa ci porterà questo percorso. Come è andata appunto l'uscita del vostro primo album nel 2016, giusto? Sì, primo e omonimo album. Sì, insomma abbiamo avuto la possibilità di girare un po' di posti successivamente, anche se comunque con una resa minore di quelle che ci aspettavamo, però sebbene insomma abbiamo suonato poco, ci siamo trovati in situazioni comunque molto piacevoli. Ma qual è la difficoltà maggiore che si sente? Soprattutto no, proporre una musica inedita? Vabbè, diciamo che per il genere più o meno non tira tanto quello che facciamo. Ricordiamolo. Il nostro genere. Va bene, genere facciamo rock in generale. Quello è un po' diciamo come se ci viene, c'ha parecchie influenze diverse, spaziamo dalla psichedelia, all'elettronica, al grunge, all'alternative, diciamo quello proprio classico degli ultimi anni. Sì, beh, diciamo il rock, un rock abbastanza pesante, variegato. Va bene, io per l'ultima cosa, fate di pubblicità, quindi mi dici se siete ovviamente social, se avete il canale YouTube dove possiamo seguirvi. Sì, abbiamo un canale YouTube, pagina Facebook, sempre Squeamish Factory e Squeamish Factory Official su YouTube, e lì carichiamo un po' di materiale nuovo, tra cui due singoli che abbiamo appena, il primo già c'è online, il secondo uscirà a breve. Che sono presenti comunque sulla compilation che è uscita ultimamente per la Karma Conspiracy Records, di cui abbiamo anche le copie qui presenti, e sì, lì potete trovare anche brand nuovi che proporremo anche stasera per la prima volta, diciamo. Okay, grazie, un lupo per questo conte.